cominciarono l'attività vera e propria di costruzione e di progettazione di queste moto. Dall'esperienza appunto delle corse, motocross per primo, poi a enduro e infine motard, i due fratelli Vertemati hanno cominciato a creare un'esperienza particolare molto selezionata per quanto riguarda la costruzione sia dei motori che dei telai. Io sono Guido Vertemati, la nostra società, la Vertemati Racing, nasce nelle corse nel 1968 con mio fratello Alvaro, nel motocross. Passato poi 2 anni, ho iniziato anch'io nel 71, e diciamo che per 10 anni abbiamo sempre gareggiato facendo gare internazionali, gare nazionali e qualche puntatina al mondiale con dei risultati abbastanza discreti, ottimi diciamo. Poi da lì c'è nata la passione di costruirci una nostra moto, una moto Vertemati. Abbiamo fatto un anno di lavoro, è nata sta moto Vertemati. All'inizio è stata molto dura, poi abbiamo partecipato al campionato italiano, campionato mondiale con Jove Smets, e abbiamo fatto 2 volte terzo al campionato del mondo. Poi da lì siamo passati anche all'enduro, sempre col marchio Vertemati, con Katrinac della Repubblica Ceca, e gli abbiamo vinto il mondiale nella oltre di enduro 1991. Poi diciamo che abbiamo corso anche con piloti americani, Trampas Parker, Mike Young. Questa è una delle nostre ultime moto progettate da me e da Alvaro. C'è il nostro motore Vertemati, gareggia mio figlio Michael, è campionato svizzero. Abbiamo scelto questo tipo di campionato perché è un campionato molto, molto frequentato, con tanti piloti, è una moto moderna, cioè abbiamo cambiato telaio. Abbiamo costruito questa moto appositamente per questo tipo di gare, perché il supermotard, diciamo in Svizzera, è interpretato come vero supermotard. Il 30% del circuito è vero motocross. Siamo partiti con proprio così piano piano. Alla fine dell'anno scorso abbiamo fatto anche dei discreti risultati, contiamo quest'anno di fare un bel campionato e stiamo allestendo una moto nuova. Sembra un telaio normale, invece è un telaio che ha anche la possibilità, con una manovra semplicissima, di alzare ed abbassare il forcellone. E quello nel supermotard, tu arrivi sul circuito corto, abbassi il forcellone e si accorcia la corsa. Tu sul circuito lungo puoi tirare verso l'alto il forcellone e la moto si allunga di quel pelino che può andare meglio in determinate curve. Quindi qua c'è un eccentrico qua. Nel 2011 nasce il progetto Vertemati Factory. Il progetto Vertemati Factory è un'azienda che nasce sulla base della Vertemati Racing, che attualmente ancora esiste, ed è concentrata sulla progettazione, lo studio, la progettazione e la realizzazione di un prototipo di motore bicilindrico. So so happy if you already mago che nagating pozzo sulla zona la giornata terzigne naga poche babba ma mienza sti guai no blues voglio stesse canta. La Vertemati Factory ha come progetto l'Infect. L'Infect è la progettazione, lo studio e la realizzazione di una moto innovativa dove si utilizzano delle apparecchiature, delle strumentazioni, soprattutto dei materiali tecnologicamente avanzati e soprattutto con caratteristiche meccaniche di resistenza e di durata particolari. Questo che potete vedere è un monoblocco monolitico fatto in materiale Erga 70-75, che è una lega di alluminio. Praticamente questo monoblocco viene creato e lavorato unicamente da un blocco intero di materiale, per cui viene svuotato, viene lavorato principalmente nelle sue parti principali, dove si fa una sgrossatura di massima. Il monoblocco viene lasciato per 48 ore a riposare, perché il materiale una volta lavorato subisce degli stress meccanici e anche termici, per cui riprende la sua diciamo forma naturale. Dopodiché si fa un'ulteriore lavorazione per quali che sono le finiture, le lavorazioni principali, per cui le sedi dei cuscinetti, le sedi delle bronzine, tutte le varie filettature per quanto riguarda i bulloni, i dadi eccetera, in modo da avere un monoblocco fatto esclusivamente dal pieno e che ha caratteristiche
differenti e molto particolari rispetto a quelli fatti in presso fusione piuttosto che in stampo. Questo monoblocco, prima di essere realizzato, è stato studiato al computer, è stato progettato ed è stato progettato sulla base delle esperienze di 40 anni di corse. Per realizzare questa moto abbiamo utilizzato diversi procedimenti. Per la realizzazione dei primi telai siamo partiti da un foglio bianco, il cosiddetto foglio bianco, in quanto nell'esperienza di Vertemati mancava una motocicletta ad uso prevalentemente stradale. Di conseguenza abbiamo realizzato, tramite un disegno, un manichino del motore, tutte le quote ciclistiche che a noi interessavano, come possono essere passo, avancorsa, escursioni varie, un disegno in due dimensioni di quella che dovrà essere la geometria finale della motocicletta che andavamo a realizzare. Per quanto riguarda il motore invece, l'idea nasce tutta da il rielaborare il monocilindrico Vertemati per affiancargli un altro cilindro che potesse appunto consentire la realizzazione di un bicilindrico a maggiore potenza, e di conseguenza il lavoro è stato fatto lì completamente, diciamo, da foglio bianco, perché è vero che si parte da un archivio abbastanza ampio, ma è vero anche che la struttura di un cilindrico comporta certe soluzioni nuove da dover affrontare. Il lavoro per realizzare il motore era iniziato prima ancora che noi ragazzi da Politecnico arrivassimo qua, è stato poi finalizzato completamente dal reparto della ciclistica di Timothy Macchia e Luca Menon. Tutte le varie caratteristiche di questo monoblocco sono fatte per fare in modo che l'assistenza o la riparabilità di eventuali guasti sia fatta nel minore tempo possibile. Questa per esempio è la base dove va appoggiato il cambio, che è completamente estraibile. Utilizziamo degli oli separati prima di tutto per la funzionalità del motore, no? Perché l'olio della frizione non deve essere un olio talmente viscoso come quello che può essere quello del motore, perché sennò la frizione dovrebbe avere un carico di molle talmente elevato che sarebbe anche brutto da utilizzare, diventerebbe anche faticoso. Per cui possiamo usare un olio, un 10 per esempio, che è tipo un olio idraulico per la frizione, che va benissimo. L'olio del motore invece, che è un 15-40, un 10-30 a seconda del motore dove viene utilizzato, perché nei paesi arabi dobbiamo mandare giù un olio molto più viscoso rispetto che nei paesi nordici eccetera. Per cui utilizziamo un olio a seconda di dove va a finire la moto, sarà destinata la moto, specifico per quel paese lì, solo ed esclusivamente per i motori. L'olio del cambio, che invece c'è un olio molto più denso, utilizziamo 80-90, per cui avendo tre oli separati abbiamo l'ottimizzazione del tipo di olio da utilizzare, l'ottimizzazione della lubrificazione del motore e la lunga durata anche dello stesso. Il nostro fine è quello di fare un prodotto, una moto, un motore che abbia tutte le funzionalità che deve avere un motore, per cui prestazioni, leggerezza, consumi, resistenza, e soprattutto debba tenere il valore nel tempo, perché tutto quello che noi facciamo non lo facciamo perché deve avere una manutenzione ogni tanto, piuttosto che deve essere un motore, una moto che uno deve guidare, che deve gustare, e non si deve preoccupare che fra 10.000 km, se non fa il tagliando, la moto diventa un problema, perché l'abbiamo concepita e costruita per fare in modo che duri. Su questo motore è stata applicata una piastra, sempre fatta da noi, che serve solo ed esclusivamente per rodare il motore prima di essere montato sulla moto. Montata poi su un motore elettrico, il quale lo farà girare per circa 20-25 ore. Essendo una moto che dovrà essere un prodotto di nicchia, noi possiamo scegliere diversi materiali, chiaramente siamo andati a scegliere materiali più pregiati. Allora, per quanto riguarda il reparto ciclistica, per esempio, le ruote sono fatte in fibra di carbonio, quindi risparmiamo peso.
per fare delle gare di motard, quindi questo telaio è stato pensato con un altro tipo di materiale che è il titanio, che presenta delle caratteristiche rispetto all'acciaio del tutto paragonabili, però pesa il 40% in meno. Dopo lo studio e la progettazione di tutti i pezzi che sono i componenti del nostro motore, partiamo con un blocco di Ergal 7075, cioè da una lega di alluminio, e da questo blocco cominciamo con la lavorazione, la sgrossatura principale e dopodiché il pezzo finale che utilizziamo poi nel periodo di montaggio del nostro motore. Eventualmente alcuni di questi pezzi devono essere trattati, questo è un trattamento duro che facciamo, è un carter frizione, e ci serve questo tipo di trattamento perché la frizione, avendo delle caratteristiche meccaniche di sforzo particolari, ha bisogno per l'usura di avere un trattamento particolare per evitare delle usure superiori a quelle che possono essere le usure normali. Il motore, oltre a essere tra virgolette bello da vedere perché può essere un'opera d'arte, una scultura eccetera, deve funzionare, deve durare nel tempo, deve avere le prestazioni, cioè c'ha tante componenti, capito? Io posso fare un motore che è 1000 di cilindrata e ha, per dire, 100 cavalli, ok? E posso fare un motore sempre 1000 di cilindrata che ne ha 150 di cavalli, però quanto dura? Quanto funziona? Come va? Noi dobbiamo cercare di trovare il connubio migliore per quanto riguarda peso, prestazioni, affidabilità, tutto quello che un motociclista dovrebbe volere, perché la maggior parte dei motociclisti guardano l'estetica. Noi non siamo esteti, non siamo, siamo funzionali. Noi proponiamo un prodotto che è come un vestito costruito solo ed esclusivamente per la persona. Per cui utilizziamo tutto questo tipo di materiale, tutta questa tecnologia, tutto questo modo di fare, questa cura soprattutto, perché vogliamo che il nostro motociclista ideale sia una persona che può essere, che possa utilizzare la moto sia per andare a bersi il caffè la sera, piuttosto che farsi un viaggio da 1000 chilometri. Il nostro motociclista deve sapere che cosa usa, deve sapere perché in questo motore abbiamo montato una frizione in carbonio piuttosto che una frizione convenzionale, perché abbiamo montato un'iniezione fatta in una certa maniera piuttosto che un'altra. Deve sapere che la sua moto, che è stata fatta per lui, può essere simile a quella del suo amico, ma non sarà mai uguale a quella del suo amico, perché il suo amico può essere più alto di 10 cm, può pesare 5 kg in più, può essere una persona caratterialmente diversa che gli piace un motore fatto in una certa maniera. Per cui noi diamo l'unicità al nostro prodotto, fatto ed esclusivamente solo per il motociclista che vuole distinguersi rispetto agli altri. Meno male che mamma